Amici della Cucina per Tutti, ma bentornati per questo nuovo appuntamento. Lo so, vi devo chiedere scusa perché sono stato assente per circa un mese. L'ultimo tutorial che avevo caricato qui sul mio canale era il peposo all'imprunetina, questa ricetta tipica toscana che, se volete prepararlo insieme a me, potete cliccare proprio qui sopra. Oggi che cosa facciamo invece di buono? Allora, facciamo un flan di funghi, faremo una fonduta di pecorini toscani come base e utilizzeremo anche per aromatizzare il tutto, per far venire fuori un piatto anche gourmet, il tartufo bianco marzuolo. Siete pronti di vedere come preparare quest'ottimo flan? Bene, allora prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Vi presento gli ingredienti, partendo dalle uova, ne abbiamo due, poi abbiamo due fette di pecorino semistagionato, una fetta di pecorino stagionato, mi raccomando prendetelo bello duro perché ovviamente ha una parte di salinità molto più sviluppata e darà la base salata alla nostra fonduta. 100 g di ricotta vaccina, 10 g di parmigiano reggiano, mezza tazzina di panna fresca, quella che trovate nel banco frigo, una fetta di pancetta tesa stagionata, il nostro tartufino marzuolo, 150 g di funghi misti, ovviamente non essendo periodo in grande distribuzione trovate le buste congelate, pepe, olio, sale rosa dell'Himalaya e ovviamente il nostro olio aromatizzato al tartufo. Siete pronti? Dai, andiamo! Iniziamo con la preparazione della fonduta. Faremo una cottura a bagnomaria, quindi procuratevi un pentolino, una boule abbastanza capiente per contenere i pecorini, ma anche che possa appoggiare bene sul pentolino. Ricordatevi che sotto l'acqua non dovrebbe toccare la boule. Quindi, panna la inseriamo nella boule, poi prendiamo i nostri pecorini e li cubettiamo. Cubetti piccolini, come vedete, andiamo a metterli anche loro nella boule. Più piccoli li facciamo, più facilitiamo lo scioglimento del nostro formaggio. La cottura a bagnomaria è una cottura molto lenta. Una volta che abbiamo scubettato tutto il pecorino, andiamo sul fuoco, accendiamo. Mi raccomando, la fiamma deve essere bassa, così dolcemente diamo la possibilità al formaggio di sciogliersi. Vediamo come andare avanti. Dovremo fare due cotture in forno. Quindi lo andiamo ad accendere a 180 gradi. Nel frattempo io mi ero diviso a metà la pancetta. Ho foderato una teglia con della carta da forno. Vado a riporre la pancetta così, in questo modo, e me la metto da parte. Appena il forno giunge a temperatura, la facciamo ben crostigliare. Sarà, diciamo, quella sorta di coperchio che andrà a chiudere il flan. Vediamo cosa fare con i funghi ora. Padella, accendiamo il fuoco. Come vedete, nel frattempo il pentolino che contiene i formaggi l'ho spostato su un fornello con fuoco più dolce. Ho messo un goccio d'olio nella padella, sta cominciando a bollire l'acqua sotto la boule. Mi raccomando, ricordiamoci ogni tanto di mescolare. Appena l'olio sarà caldo, nella padella andremo ad aggiungere i funghi. Come vedete, io non ho messo soffritti. È arrivato il momento dei funghi. Diamo una mescolata e li lasciamo andare per una decina di minuti. Come vedete, il pecorino si sta sciogliendo, ci vuole un po' di tempo, ve lo dicevo all'inizio. Ecco perché l'abbiamo fatta come prima preparazione. Dopo i primi 2 minuti di cottura mettiamo un goccino d'acqua e andiamo a coprire. Altri 8 minuti di cottura. Parliamo del tartufo, ragazzi. Appena lo compriamo o ce lo facciamo consegnare dal nostro tartufaio, dobbiamo pulirlo, ma solo con una spazzola o al massimo, se c'è troppa terra, con un panno bagnato, ma umido, non intriso d'acqua, mi raccomando, eh. Quindi lo puliamo, come vedete io l'ho già fatto, pronto per essere grattugiato. Mentre i funghi cuociono, prepariamoci la base per il flan, partendo dalla ricotta. Intanto, come vedete, abbiamo una boule più grossa per mischiare bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo un uovo alla volta, quindi lo rompiamo. Come vedete, mi sono anche preparato una marisa. Una volta che la ricotta avrà, per così dire, assorbito il primo uovo, andiamo con l'altro.
Eccoci con il secondo. E per ultimo andiamo col parmigiano. Un po' di pepe e un po' di sale. Gli diamo l'ultima mescolata e ci trasferiamo in forno con la pancetta da abbrustolire. Abbiamo tutta la situazione sotto controllo, anche il forno è arrivato a temperatura. Teglia con la pancetta, la andiamo a inserire per qualche minuto. I funghi sono quasi pronti. Do un'altra mescolata alla fonduta. Ovviamente il formaggio dopo questi minuti di cottura, insomma, sta cominciando a sciogliersi, eh? Lasciamolo andare. Vi dico un piccolo trucchetto. Allora, se vi sono stati consegnati dei tartufi o avete acquistato, insomma, dei tartufi, ma vedete che alcune parti del tartufo non sono prettamente bellissime da grattugiare, le potete andare a togliere con un raschietto, con un coltellino e inserirle proprio nella fonduta, così non sprecate nulla. Ragazzi, ci siamo con i funghi. Spegniamo il fuoco, lasciamo raffreddare per qualche minuto e poi ritorniamo sulla boule dove abbiamo messo ricotta, parmigiano e uova. Li mettiamo nella nostra bella scodellina e mischiamo il tutto. Procuriamoci, ragazzi, un pirottino, uno stampo come questo, che conterrà il nostro flan. Se non l'avete in casa in questo modo, potete andare al supermercato e prendere i pirottini, quelli classici, in alluminio. Burro, se non avete lo staccante alimentare, su tutta la superficie. Mi raccomando, non lo riempite tutto. Arrivate fino a mezzo centimetro dal bordo, perché in cottura salirà. Vedete? Ora ci procuriamo una pirofila, perché faremo una cottura a bagnomaria. L'ho già riempita e mettiamo il nostro flan non ancora pronto qui dentro. Andiamo a vedere a che punto è la pancetta. Vediamo un po', dovrebbe essere pronta, eh? Eccola qua, guardate che bella. Mettiamo da parte la teglia e andiamo ad inserire nel forno proprio il nostro flan, la nostra pirofila. Lasciamo cuocere per 25 minuti, ragazzi. Abbiamo detto olio al tartufo, giusto? Ne mettiamo dentro giusto un goccino, così il gusto del tartufo sarà davvero bello pieno. Guardate un po' come è diventata cremosa. La fonduta è pronta, quindi possiamo spegnere il fuoco e attendere la cottura del flan. L'ho tirato fuori. Lasciamolo riposare per qualche minuto, così vedrete che si sgonfierà un po' sulla parte superiore. Siamo finalmente pronti per impiattare. Allora, andiamo a mettere la base di fonduta su un bel cappello del prete. Guardate che fonduta, ragazzi, guardate che fonduta. Prendiamo il flan, lo giriamo, avete visto come si è staccato facilmente? Lo andiamo ad appoggiare delicatamente sul formaggio, sulla fonduta, dopodiché andiamo a prendere la nostra bella pancetta, gliela andiamo a mettere sopra in questo modo. Come guarnizione mi sono anche preparato, un po' anche per dare il contrasto al colore, la carota viola, che vado a mettere da una parte, qualche fungo saltato, un po' qua e un po' là, e due foglioline di origano fresco. È arrivato il momento del tartufo, che non vado a lamellare ma a grattugiare a grana grossa, e lo mettiamo sopra in questo modo e mettiamo un po' di pepe intorno. Ed ecco a voi, ragazzi, il flan di funghi con fondue di pecorini toscani. Lo andiamo ad assaggiare? Ma guardate, ragazzi, com'è elegante sto piattino. Cioè, si sta parlando alla fine di uno sformatino, di un flan, eppure vedete, in un bel piatto, una bella base di fonduta di pecorini, questo flan elegante che viene su con un po' di pancetta, è la fine del mondo. Il tutto va a completarlo il tartufo. Dai, assaggiamo, assaggiamo un po'. Allora, sposto la pancetta, prendo anche l'origano fresco perché lo voglio assaggiare insieme, un pochino di fonduta, la nostra carota viola e la pancetta per forza, sentiamo un po', troppo un tocco.
le consistenze sono spettacolari. La croccantezza della rigatina, della pancetta, insieme a quella della carota, la morbidezza e la scioglievolezza del pecorino e della fonduta ovviamente e del flan è una cosa fenomenale. Allora, fatemi sapere come vi è venuto questo bel piattino, sono molto curioso. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta e intanto, se volete rimanere aggiornati su quello che pubblico sia sul mio canale YouTube e anche sulla mia pagina Instagram, andate proprio a visitarla, La Cucina per Tutti 1.0. Il link sarà in descrizione. Ciao ragazzi, visto che è ora di pranzo, farò questo sforzo, questo sacrificio per andarmi a finire il flan. Ciao ciao!